Sì, continuano ed è bello anche il fatto che la parrocchia di Chiusa Sclafani si sia preparata a questo momento con una tre sere, diciamo, di preghiera. Durante queste tre sere si sono unite pure le parrocchie di Bisacquino, le parrocchie vicine a Chiusa Sclafani, e hanno proprio, mi diceva il parroco, riletto gli appunti di spiritualità della Beata Pina e si sono resi conto come l'impegno di Pina Suriano si è svolto soprattutto nell'impegno della parrocchia, la missionarietà, quindi la catechese, il servizio in parrocchia, le varie mansioni che la Beata Pina ha svolto nella sua parrocchia diciamo non di origine, perché la parrocchia prima qui a Partenico era l'unica parrocchia, era quella della Matrice, della Chiesa Madre. Poi fu fondata la parrocchia del Rosario, ma fu fondata praticamente il titolo della parrocchia del Rosario di Valguarnera, fu trasferito, ma Valguarnera era stata distrutta, quindi fu trasferita proprio nella Casa Santa. E quindi da quel momento in poi quella fu la parrocchia della Beata Pina, anche perché abitava di fronte la chiesa. Intanto la possibilità di fare un pellegrinaggio per ogni comunità diventa sempre l'occasione per rivisitare la propria vita e guardare all'essenza della vita stessa e quindi dare un'interpretazione diversa, un valore diverso, quello che il Signore stesso ci impone. Cosa rappresenta per la nostra comunità in particolare? Rappresenta la possibilità di riscoprire la santità alla quale tutti i cristiani, in quanto battezzati, siamo chiamati a vivere. Pina Suriano ce lo dice in tutti i modi, la santità è per tutti e non c'è bisogno di azioni eclatanti o chissà quali tipi di progetti, tante volte l'uomo si impone. Basta entrare nella dimensione dell'amore. Basta entrare nella possibilità di rimanere abbarbicati, innestati a lui, e in questo contesto si riscopre cosa significa essere santi. In poche parole, mi piace questa espressione, essere santi, che poi è quello che dice la stessa Beata. Essere santi significa sentirsi amati. Penso che, essendo lei una donna che ha militato molto tra le file dell'azione cattolica, ecco, il suo messaggio penso sia un messaggio molto forte che guarda prima di tutto a quell'aspetto di una fede che possa diventare più matura all'interno della realtà quale la parrocchia, in un tempo nel quale forse la realtà della parrocchia è meno scelta rispetto a quello che potrebbe essere un cammino spirituale in una vita cristiana. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Beata Pina Suriano, che appunto ricorrono in questi giorni, oggi l'Azione Cattolica ha rinnovato questa bella tradizione dell'offerta dell'olio da parte della comunità di Chiusa Sclafani. E infatti, dopo il pellegrinaggio, a conclusione, diciamo, del pellegrinaggio, hanno offerto quest'olio. L'olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba della Beata Pina Suriano, e questa era l'ultima comunità, l'ultima associazione parrocchiale che mancava a questa turnazione iniziata 18 anni fa, quando la Beata Pina Suriano è stata beatificata, e quindi abbiamo iniziato questo pellegrinaggio che ogni anno viene fatto da un'associazione parrocchiale diversa in rappresentanza di tutta l'azione cattolica. Quindi per noi è un momento particolare, particolarmente sentito, perché la nostra azione cattolica diocesana è appunto dedicata alla Beata Pina Suriano. Quindi rinsaldiamo questo legame, questa devozione che ci lega
alla Beata.